Così per il dottor Lombardo, che è appunto un cultore delle cose antiche e quindi delle tradizioni. Abbiamo qui accanto adesso l'assessore al turismo, il dottor Andrea Musso. Domani si va verso la giornata clou, diciamo, della manifestazione Palazzolo Produce, Propone, Offre, con la presenza di valenti studiosi e anche della RAI. Ecco, cosa si aspetta da questa giornata di domani? Quali saranno l'intendimento domani del convegno stesso? Beh, innanzitutto è un apporto è una trasfusione di dati, di notizie e di scienza, devo dire. E questa trasfusione ci farà tanto bene, in quanto ci metterà nelle condizioni di riflettere moltissimo su quella che è la nostra situazione attuale. E che, come giustamente diceva e che condivido in pieno il dottore Lombardo, la qualità è strettamente legata alla produzione, la produzione è legata alla qualità. E quindi cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo ancora la possibilità di un grande avvicinamento, di un giusto avvicinamento a quelli che sono i grossi mercati del settentrione, mediante appunto l'avvicinamento del dottore Giuratti, il quale, essendo un grosso esponente della fiera di Verona, ci potrà dare qualche idea, ci può mettere sulla buona strada per arrivare a queste fiere, a questi mercati, e in maniera tale di arrivarci come, ma non come giustamente, ecco, come sarebbe anzi sbagliato arrivarci con le quantità, le grosse quantità industrializzate, ma arrivarci con la qualità, con le nostre modeste quantità,
ma qualitativamente nella giusta misura e principalmente nella giusta, giusta regola della civiltà e del buon vivere. Palazzolo produce, propone, offre e sta offrendo non solo tanti stand particolarmente interessanti ai visitatori che vengono da varie parti della provincia, abbiamo visto anche auto provenienti con varie targhe di tutta Italia, ecco, con un dibattito ricco di idee, ricco di proposte, ricco di esperienze per proiettare i prodotti di Palazzolo verso i mercati del nord, credo che sia un buon risultato. Io certamente mi auspico che sia il risultato provvisoriamente quello che noi ci auguravamo, però certamente cercheremo di varcare anche questi confini perché dobbiamo trovare il sistema, trovare il modo di poter andare avanti e di poter resistere a queste intemperie economiche che si profilano all'orizzonte. Grazie. Sì.